Noi viviamo un'epoca molto particolare per quanto riguarda la cultura e lo spettacolo in generale. Anche la nostra televisione ultimamente è diventata veramente qualcosa di poco edificante, cioè al di là soltanto della scelta delle varie cose, ma proprio per i risultati. Io con Rex ho avuto la fortuna di andare in oltre 145 paesi nel mondo, quindi è un vanto che mi posso fregiare, ma questo mi ha fatto capire cosa c'è di noi fuori da qui. Tutto quel cinema là, tutto quel mondo, quella cultura là è ormai trapassata, non esiste più. E quello che è peggio è che il dopo è il vuoto. E quando parlo del vuoto parlo anche da un punto di vista del mercato. Perché non c'è arte se non c'è poi anche un mercato. Non, cioè voglio dire, se non c'è un fine ultimo che è quello appunto di mostrare il più possibile un'opera teatrale, un'opera cinematografica o televisiva al maggior numero di telespettatori o spettatori, che senso ha fare questo mestiere? Se devo fare il cinema in questa maniera, la preferisco fare la televisione fatta nel luogo deputato, che è appunto la televisione, teatro nel teatro e così via. Quando la Rizzoli è venuta a propormi questa idea, cosa che io gli ho guardati come dire, ma che siete venuti a chiedere a fare sta cosa, io gli dissi, vabbè, siccome hanno insistito per quasi 6 mesi, mi sembrava un po' troppo, allora ho detto, allora facciamo una cosa, se riesco a trovare un'idea che mi dia un minimo di l'accetto questa sfida, se no abbiate pazienza, fatemi fare un'altra cosa. E mentre stavo ripensando, ho detto, ma che storia posso raccontare? Raccontare la storia mia, io in prima persona che racconto gli eventi, ma sai che rottura di scatole, ma a parte, ma poi uno che si parla addosso, uno che necessariamente potrà solo che fare un certo tipo di discorso. Allora che ho fatto? In quel momento mi è venuta come una specie di luce, ecco, tra virgolette, e ho detto, e se tutta la mia storia venisse raccontata dal mio cane, quindi non più con l'analisi logica e temporale di un uomo che si rivede, si rivede e trova tutta una serie di, no, di giustificazioni ai suoi comportamenti o a quello degli altri, ho detto diventerebbe anche una cosa molto più diversa, anche molto più simpatica sotto certi punti di vista, anche molto più ironica. Premio speciale a Caspar Capparoni per l'eclettismo e la versatilità dimostrati nel lavoro, cinema, teatro e televisione. Congratulazioni.